È la passione che trasforma uno sport in un movimento, che fa di un sogno un obiettivo. Perché c'è una storia del calcio ancora da scrivere. Divisione Serie A femminile eBay presentano la Serie A femminile eBay. Eccoci qua, buon venerdì per parlare della quinta giornata della Serie A femminile eBay. Intanto voglio dire un abbraccio naturalmente a Massa Sirena, Marco Bruni e James Pitil, a tutto l'equipaggio di Luna Rossa che purtroppo ha finito la sua avventura nell'American Cup. Infatti Ineos ha chiuso proprio i conti vincendo 7-4, ha vinto quindi la Louis Vuitton Cup e sarà la barca britannica dopo 66 anni, una barca britannica tornerà proprio in finale di America's Cup e sarà a sfidare veramente Team New Zealand, il defender. Quindi un abbraccio a loro, grazie lo stesso veramente a Luna Rossa e a tutto l'equipaggio. E adesso ci sono già gli espertoni della vela, ma lasciamo veramente perdere su questo discorso qua. Comunque, quinta giornata di questo campionato e quindi andiamo a vedere proprio come la programmazione di questa giornata. Si inizia domani con interessantissimo lunch match, perché c'è Fiorentina Como. Che dire, è una sfida tra due squadre. Comunque il Como è in forma, la Fiorentina diciamo è un momento proprio preso batoste in Champions 5-0, sappiamo tutti in quel di Wolfsburg veramente in Champions, poi però viene da una brutta batosta contro la Juventus. C'è da dire una cosa di questa Fiorentina, che a parte 4 gol comunque contro la Sampdoria, dove ha dato una prova, fa fatica comunque a segnare, fa fatica, l'abbiamo vista proprio in Champions League veramente. Quindi Como di Sottile proprio ne può approfittare. Como invece è nettamente in forma, attenzione, perché questa è una sfida che Como sicuramente va al Viola Park naturalmente proprio per vincere. Devo dire la verità, in questo momento sta meglio proprio la squadra di Sottili rispetto a quella di De La Fuente. Io comunque do una piccola precedenza alla Fiorentina lo stesso, 1x naturalmente, perché sappiamo tutti quando si è nelle difficoltà viene sempre fuori la qualità. La Fiorentina ha tanta qualità nel suo team e quindi naturalmente io comunque do comunque un parere più favorevole alla Fiorentina. Comunque do veramente 1x in questa sfida. Attenzione, Inter-Roma, partitissima alle 15, si giocherà naturalmente all'Arena Civica. È la partita della giornata, è la partita dello scudetto, perché Piovani e Spugna finalmente si scontrano. Sarà una sfida veramente molto, molto, molto bella. Questa è difficile da pronosticare. Bisogna dire che l'anno scorso comunque l'Inter è stata l'unica squadra ad aver battuto la Roma, però non l'ha fatto nella pole scudetto, dove invece la Roma ha vinto. Io qua veramente è difficile andare un pronostico, sinceramente. Qua questa è da tripla, insomma, vinca il migliore. Due squadre che stanno mostrando un bel calcio, posso veramente dirlo.
forse qualcosina di più all'Inter, secondo me, perché io vedo più una Roma, la Roma di Spugna, io la vedo più adatta alla Champions League quest'anno che non al campionato. E secondo me punteranno più sulla, proprio sull'Europa. Io comunque do precedenza all'Inter perché ho visto veramente un Inter molto molto forte, anche qua 1x direi in questa, veramente in questa sfida. Imperdibile, attenzione, andrà in onda su DAZN, quindi DAZN gratuitamente Inter Roma e non sulla Rai, perché la Rai dopo vi dico la partita che seguirà. Alle 18 invece allo Stadio del Sciorba, Sampdoria Juventus, poco da dire in questo momento, veramente la Juve è un tutta tutto, veramente un momento magico proprio per la Juventus, sia al maschile sia al femminile. Che dire, naturalmente la squadra di Canzi quest'anno veramente tornerà a lottare fortemente per lo scudetto. E giocherà e lotterà anche per la Champions League perché anche i tifosi juventini si divertiranno quest'anno anche nella Champions League femminile, naturalmente, che ricordiamo partirà prossima settimana e ricordiamo che anche la Roma sarà impegnata a partire col Wolfsburg, mentre la Juventus andrà in visita proprio al Vålerenga, insomma, proprio una squadra. Diciamo la partita più semplice. Comunque ricordo della Champions, farò anche qui uno speciale. Quindi poco da dire in questa sfida, naturalmente dico due secco naturalmente alla Juventus. Eccola qui la partita che invece seguirà la Rai 12.05 domenica è Lazio-Sassuolo. Stranamente segue, non segue un big match perché il big match di solito è il big match della giornata Inter-Roma, invece seguirà Lazio-Sassuolo. E anche qua sfida importante, il Sassuolo comunque è ultimo in classifica, ma non sta per niente giocando male il Sassuolo, assolutamente, se le gioca tutte le partite, viene dalla sconfitta con l'Inter. E sfiderà, naturalmente, qui ci sarà l'esperienza del Sassuolo in Serie A. Ma dall'altra parte c'è la neopromossa Lazio che comunque viene dalla sconfitta di Milano contro il Milan. E sicuramente questa donna vuole portarla a casa questa partita, naturalmente. In questo momento sarebbe anche sconto salvezza, però è quasi veramente riduttivo parlare veramente di sconto salvezza perché sia la squadra di Grazia Donna sia la squadra di Luis Rossi non giocheranno assolutamente per salvarci. Io comunque do un baricentro verso l'1 per la Lazio, dico 1x anche qua, perché sinceramente in questo momento veramente la Lazio gioca veramente bene. Il Sassuolo, secondo me, soffre tanto la pressione, soprattutto. Quindi 1x. L'altra sfida invece, l'ultima di questa giornata, questa quinta giornata, è quella tra Napoli e Milan. Che dire, naturalmente Napoli viene dalla sconfitta di Roma per 3-1 e comunque Napoli che se le gioca le partite a squadra di Mango. E Mango naturalmente l'anno scorso il Milan ha fatto veramente male, bisogna dirlo. Ecco, quindi ricordiamo Mango con la Sampdoria cosa ha fatto naturalmente con il Milan, ha pareggiato naturalmente, ha rischiato di vincere al Bismarck, ha perso comunque nel ritorno, ricordiamo. Il Milan comunque sta piano piano, si vedono gli schemi di Susan Bakker, finalmente ha trovato il gol con Kaczyńska, che è stata nominata anche MVP nella scorsa partita. Insomma, è una bella sfida. Comunque, penso che io do
favorito il Milan, quindi do 2 in questa sfida, naturalmente, perché secondo me le rossonere comunque a Napoli hanno sempre vinto, diciamo. A parte questa è stato l'1-1 della pole salvezza dello scorso della scorsa stagione, mentre ricordiamo invece con Gasa ha vinto 1-0. C'è da dire che il Milan a Napoli non ha mai avuto una vita facile, quello poco ma sicuro. Comunque, 2 in questa sfida. Bene, detto questo, parliamo di quello che è successo. Naturalmente, scusate, eccolo qui. In Il Paris Saint-Germain 10 Paris years Saint-Germain 10 years ago, ago, 10 years after, in Italy we in Italia, beat. così togliamo tutto. L'intervento praticamente di Saragama al Italian Tech Week di Torino, dove ha parlato insieme, dove è stata ospite insieme a Giorgio Chiellini, naturalmente, e ha parlato della crescita del calcio femminile. Saragama ha parlato che negli ultimi 10 anni il calcio femminile in Italia è cresciuto molto e sta continuando a crescere perché ci sono tante bambine che finalmente decidono invece di mettersi il tutù e compagnia, perché c'era sempre questa mentalità che vedeva sempre le bambine sempre a fare le ballerine. Invece di mettersi le scarpette e naturalmente calciare un pallone. E ci sono tantissime bambine, finalmente comincia anche questo pregiudizio, anche i genitori a dire di alimentare il sogno di queste, delle loro figlie, ma ancora una volta ci troviamo di fronte ai soliti maschilisti calciopoli. Il calcio femminile non esiste, dice, le cose come stanno. Il livello è imbarazzante, per quello nessuno lo guarda. Il calcio femminile è inguardabile. Insomma, è stata, ma che problemi avete? Potete non seguire, ma chi, poi naturalmente c'è chi difende naturalmente il calcio femminile. Ecco, questa è una risposta a me. Perché naturalmente ricordo che il generale Vannacci per lui ha detto che in calcio le donne devono solo stare in casa, quindi a fare la maglia, vabbè. E questa è la mia risposta ancora imbarazzante di una serie C maschile. Vabbè, stiamo vedendo il campionato più bello di sempre, con partite veramente che si lottano continuamente, ma soprattutto anche in cuore ho parlato del calcio. E ve lo dico anche e vi dico cosa mi hanno scritto certi personaggi, naturalmente, e dopo chiudiamo anche il video perché tanto non serve da dire altro. Io ho parlato proprio della Champions femminile, naturalmente, di queste due vittorie fantastiche, quello della Juve che ha fatto l'impresa di eliminare il Paris Saint-Germain e della Roma che strapassa il Servette. Vi dico alcune risposte. Dai, lo sai benissimo che non gliene frega niente a nessuno. Ecco, in naturale io ho cercato anche di rispondere, ma davvero c'è chi segue il calcio femminile? Questo dice? Ecco, io naturalmente ho risposto, guarda per me puoi, e questo mi ha risposto, guarda per me puoi ucciderti anche di pippe davanti a una partita di calcio femminile. Io non dico più niente, ragazzi, non dico più niente, basta. Noi seguiamo il calcio femminile per farci le pippe. No, seguiamo il calcio femminile perché ci piace, perché è appassionante. Perché è appassionante, io vedo le calciatrici che si appassionano più dei calciatori. Veramente. Perché i calciatrici hanno giocato per anni per passione e la nazionale, ricordiamo, aveva le divise usate. Basta.
purtroppo siamo ancora in questa bruttissima mentalità. Vabbè, io chiudo qua questo video, vi rimando naturalmente al prossimo sulla Serie B, naturalmente domani per parlare dell'anteprima della Serie B. Vi dico buona serata a tutti, viva sempre il calcio femminile e mandiamo la sigla bellissima di Rocket Power. È la passione che trasforma uno sport in un movimento, che fa di un sogno un obiettivo. Perché c'è una storia del calcio ancora da scrivere. Divisione Serie A femminile eBay presentano la Serie A femminile eBay.